Intanto, prima cosa, questa è stata un'esperienza per me straordinaria. Condividere con 10 persone straordinarie questa traversata è qualcosa che porterò nel cuore per tanto tempo. Ci ha dato anche l'occasione di fare qualche riflessione, nel senso di capire che c'è tanta gente di buona volontà, non credo che siamo i soli, ce ne sono tantissime che tutti noi conosciamo. E credo che abbiamo tutti voglia di dare una spinta, di cercare di accelerare un po' e di dare un rilancio al nostro paese. Credo che una cosa molto importante che è emersa è il recupero, la necessità di recuperare uno spirito di servizio, soprattutto per chi fa politica, ma non solo, anche per gli imprenditori, per la gente che lavora. Ricordarsi che siamo una grande comunità e che abbiamo bisogno di lavorare insieme e che l'onestà va premiata e che il rigore, la disciplina sono dei valori e la furbizia non è necessariamente un valore che vogliamo premiare. Credo che dobbiamo farci un favore, cercare di semplificare, evitare gli sprechi che in questi tempi sono assolutamente criminali, cercare di mettere le persone giuste, anche tecnicamente preparate, nei posti importanti, nei posti decisionali, avere dei veri galantuomini che servono il paese, delle donne, degli uomini che abbiano a cuore il paese e che magari prestino 5-10 anni della loro vita professionale al servizio del paese. Credo che in questo modo possiamo recuperare quello che è lo spirito vero di una grande comunità, di un paese straordinario che ha delle valenze incredibili. Io mi occupo in questo periodo di turismo e credo che il turismo sia sottovalutato in modo importante, non sia riconosciuto il suo grande valore e il suo grande apporto a livello occupazionale, a livello di creazione di reddito e di ricchezza per il nostro paese. Però anche in questo caso dobbiamo recuperare uno spirito di servizio, dobbiamo ricordarci che il servizio è forse la componente più importante di quello che offriamo oggi, insieme a un grandissimo prodotto, ma senza il servizio non andremo lontano. Il servizio proprio credo che sia la cosa più importante a livello del paese, a livello di politica, a livello di imprenditori, a livello di tutti i cittadini che devono ricordarsi che viviamo in una grande comunità che dobbiamo aiutarci l'uno con l'altro. Insomma, questa è l'impressione che ne ho ricavato io, non so se è un messaggio importante, per me lo è, spero che lo sia anche per qualcun altro, ma speriamo di aver dato un minimo, piccolissimo contributo e sicuro che tanti altri potranno dare dei contributi ancora più importanti al rilancio del nostro bellissimo paese. Ecco, tu a un certo punto durante il viaggio avevi detto una cosa secondo me molto interessante e molto giusta, che per quanto riguarda il turismo, eccetera, ci vorrebbe una regia. Ecco, se potessi spiegare anche in video. Ma guarda, questo era soprattutto a livello di politiche promozionali. Oggi il turismo è essenzialmente forse l'unico settore produttivo del nostro paese che è già organizzato a livello federale, nel senso che ogni regione ha una competenza esclusiva sul turismo. Ebbene, da un certo punto di vista questo è positivo perché ognuno declina le caratteristiche che crede più importanti per la propria regione, ma diventa paradossalmente un limite importante quando si tratta poi di investire nella promozione a livello internazionale. Nel senso che si sovrappongono politiche e spese regionali senza nessun coordinamento. Quindi credo che una regia centrale che decida come e quando promuovere una certa regione, in quale paese, con che budget, diventi essenziale per un'efficienza anche economica. Credo che oggi stiamo sprecando molti soldi. Io lo dico sempre, nel turismo noi non chiediamo mai più risorse. E forse in una mentalità un po' sbagliata, questo risulta un limite. Noi vogliamo solo che le risorse siano spese meglio, anzi crediamo che si possano spendere meglio spendendone anche meno, però ci vuole un coordinamento. Ovviamente il coordinamento va fatto da persone competenti, non semplicemente in base a logiche politiche. Il turismo non è un settore politico, è un settore produttivo, quindi va privilegiata la logica del reddito, della profittabilità, del reinvestimento degli utili, dello sviluppo. È un settore che può dare ancora grande occupazione a questo paese e credo che di questi tempi sia qualcosa che non vada sottovalutato. Ecco, adesso noi siamo in Spagna, forse è un paese da prendere a esempio proprio in certi per questo. Casi, sì. Bene, direi. Ma qui guarda, due cose che noi dovremmo prendere ad esempio, poi hanno anche loro ovviamente, come
tutti tanti limiti, quindi non voglio idealizzare il paese, però sicuramente in campo promozionale, pur rispettando le autonomie regionali che sono molto molto marcate, come tutti sanno in questo paese, c'è un coordinamento centrale di Turismo e Spagna che decide come e quando promuovere le varie regioni, su quali mercati, in quali tempi, e questo porta a una riduzione ovviamente di spesa complessiva grazie all'economia di scala. Dall'altra parte un altro fenomeno, un'altra iniziativa molto valida che portano avanti in Spagna è quella dell'imserso, vale a dire del turismo fuori stagione, che loro incentivano con dei contributi cash agli operatori, ma d'altra parte lo Stato ha un risparmio netto in termini di sussidi di disoccupazione, e questo porta a un contributo complessivo positivo per lo Stato e ovviamente a una possibilità da parte degli operatori turistici di investire sulla qualificazione e la professionalità del personale, che è un elemento essenziale, ritornando a quel discorso del servizio che diventa essenziale nel nostro mestiere. Invece mi dicevi che in Italia praticamente il turismo dura 3 mesi. Purtroppo sì, è paradossale, in un paese come il nostro, con un clima e un territorio che si presta a essere visitato per 12 mesi all'anno, molto spesso ci riduciamo, specialmente nelle regioni del sud che hanno una valenza turistica straordinaria, ad operare 3-4 mesi all'anno. È chiaro che diventiamo completamente non competitivi da un punto di vista di costi e di prezzi, e questo non fa che alimentare un problema che peraltro viene alimentato ancora di più dal fatto di non avere infrastrutture e trasporti a livello dei nostri principali paesi concorrenti, e tutto ciò rende in effetti alla fine molto più caro il nostro prodotto o servizio e quindi poco competitivo. E questo per un paese con una vocazione turistica naturale straordinaria come il nostro è un grandissimo peccato. Se vogliamo creare occupazione nel futuro, e credo che l'occupazione sia in cima alle agende di chiunque oggi, credo che il settore turistico possa portare un enorme contributo, e non volersene rendere conto e non volerlo percepire e agire in questo senso credo che sia un vero peccato. Grazie.